Grazie Serafino, buongiorno a tutti, oggi per il quarto video del canale faremo, mi sono sempre chiesto qual è l'app migliore per vedere stelle, galassie, nebulose, per capire qual è, o comunque un'app riguardo comunque quelle di astronomia. Bene, io ho scaricato delle app, non le ho ancora aperte perché appunto volevo vedere con voi. E vedere anche quali sono i problemi che possono dare le app. Però prima di tutto sigla. Ok, eccolo qui. Allora, adesso sono riuscito, quindi in teoria ora iniziamo. Andiamo con la prima app che si chiama 3D Galaxy Map. Sì, aspettate, che in realtà questa mappa in teoria è solo una mappa, però l'ho inclusa perché comunque ho preso le app di astronomia e vedere anche. Ne avevo messo un'altra, mi sembra, però era a pagamento, quindi l'ho tolta. E quindi proviamo a vedere. Allora, poi vediamo comunque anche le recensioni. Qui comunque mi sembra molto molto bene. Vediamo su, andiamo su regioni. Comunque mi sembra molto intuitiva, se fa dei lag, ma perché è colpa del mio cellulare, ma. Va bene, allora andiamo su Orion Belt, vediamo se si può zoomare. Ecco, questa è una critica, che se io vado su Orion Belt, non mi fa vedere l'Orion Belt. Cioè, mi fa vedere dov'è, forse. Ah no, scusatemi, cinturone di Orione. Ah, ok, qui ci dice, ci parla tutto. Beh, dai, carino, cioè, bene. Però magari farci vedere dove si trova la cintura di Orione nella mappa. Cioè, sarebbe stato meglio. Vabbè. Cintura di Orione. Ah no, ce la fa mostrare. Ok, ce la fa mostrare. Scusate, ma è la prima volta. Aspettate. Ok. Quindi, qui cosa dovrei vedere? Ah, le molecole. Ah no, no, scusatevi, se parlo delle molecole, ma in realtà è tipo. Su tutte le stelle, figate, andiamo su qui. Ah, ok, qui ci fa vedere distanza, sistema single star. Non mi dice più tanto. Ah, no, ok, mi dice che. Sì, una bella mappa, mi piace. Diciamo che. Allora, andiamo su ricerca. Siamo su esplorare. Andiamo a dei cosi, mettiamo delle segnali perché io non è che sappia molto di più. Andiamo su 225 40, 54 e qui tipo 5, 6, 6, una roba del genere. Ok, dove siamo finiti? Sul settore. Però ad esempio se volessi ritornare indietro, no? Tipo, devo fare così per forza. Mi sa di sì. Vabbè. Allora, adesso annullo. Sì, chiudi. Ok. No, apriamo le recensioni, no? Di questo qui sarà uno degli ultimi. E vediamo e leggiamo insieme. Io ho preso di così a caso, quindi proprio, ho fatto proprio a caso, sinceramente. Allora, la mappa della galassia 3D è brutto, lo elimino subito. Una critica c'era. Vediamo un attimo. Ok, 34, ok, va bene. Poi abbiamo sempre di questo tizio, saprei questa app. Un tizio ci dice. Precisa molto istruttiva per chiunque voglia avvicinarsi allo studio della geografia della nostra galassia. Raccomandato. Raccomando, meglio detto, come più o meno. Bello, l'abbiamo l'abbinamento con lo spazio 3D delle stelle vicine. Mancano alcune scie stellari collegate alla nostra galassia perché? Bella, sarebbe bello però aggiungere qualcos'altro. E poi andiamo un altro app. Allora, a me è piaciuta per quel poco che l'ho vista. L'unico problema è magari la grafica l'avevo. Ok, sì, la grafica l'avevo fatta molto più. Cioè, per questa app io direi principalmente di guardare la grafica, perché comunque è l'unico aspetto negativo che ho trovato.
Bene, adesso prima di continuare con le altre app, diamo la parola a Serafido che ci vuole sen far sentire un ascolto d'un piano. Non chiedetemi per cosa e quale. Vi dia Serafino. Prego. Ok, va bene.